Lei pensa all'esistenza di principi che dovrebbero guidare coloro che lavorano alla televisione e indirizzarne le loro scelte? No, bisogna cominciare innanzitutto dal gruppo più influente. E quello che ha maggior potere è quello dei professionisti della televisione. La mia proposta è questa, fondare un'istituzione come quella che esiste per i medici. I medici si controllano attraverso un ordine. La cosa non riesce sempre perfettamente. Ci sono medici che fanno gravi errori e medici che commettono dei crimini. Ma ci sono pur sempre le regole elaborate dall'ordine. Ben inteso, il Parlamento ha un potere legislativo superiore a quello dell'Ordine dei Medici. In Germania e in Inghilterra questa istituzione si chiama Camera dei Medici. Sul loro modello si potrebbe creare un istituto per la televisione. La mia proposta è che tutti voi che siete qui, siate registrati provvisoriamente come membri dell'Istituto per la televisione. In seguito dovreste partecipare a una serie di corsi per sensibilizzarvi ai pericoli a cui la televisione espone i bambini, gli adulti e l'insieme della nostra civiltà. Così molti di voi scoprirebbero degli aspetti ignorati della professione e sarebbero indotti a considerare in modo nuovo la società e il loro ruolo all'interno della società. Ritengo inoltre che in un secondo tempo dovreste sostenere un esame per vedere se vi siete impadroniti dei principi fondamentali. Superato l'esame dovreste prestare giuramento, come i medici. Dovreste promettere di tenere sempre presenti quei pericoli e di agire di conseguenza in modo responsabile. You should promise that you will be always aware of these dangers and act accordingly responsibly. Sono state mosse delle obiezioni contro le sue proposte di regolamentazione dell'informazione televisiva. Molti, per esempio, giudicano paradossale che un liberale come lei affermi la necessità di limitare la libertà di espressione. Lei che cosa ne pensa? What do you think about this? I must say, I almost feel unable. Devo confessare che faccio fatica a capire queste obiezioni. Potrei aver voglia di esprimermi colpendovi con un pugno, Ma è chiaro che non posso, non devo farlo. È forse antiliberale impedirmi di colpirvi? Is that illiberal to stop me boxing you in the nose? But that is the same, that qui è in gioco lo stesso principio. Why should it be illiberal, as you say? Perché dovrebbe essere antiliberale o paradossale per un liberale come me affermare la necessità di limitare la libertà? Ogni libertà deve essere limitata. Non esiste libertà che non abbia bisogno di essere limitata. Dovunque ci sia libertà, la miglior forma di limitazione è quella che risulta dalla responsabilità dell'uomo che agisce. Se egli è un irresponsabile, subirà le sanzioni previste dalla legge. La sua libertà sarà limitata, se necessario, anche per tutta la durata della sua vita. Certo, noi speriamo che una tale necessità sparisca un giorno. È questo che definisce lo sviluppo della civiltà. Aumentare il grado di incivilimento e ridurre la necessità di imprigionare delle persone per tutta la vita. In ciò si vede lo sviluppo di una civiltà. Ma ciò non vuol dire affatto che sia paradossale per un liberale come me affermare che bisogna limitare la libertà di espressione. Un uomo può essere felice per la sua nuova automobile e può avere il sentimento che solo guidando molto veloce può esprimere la sua felicità e la passione per la sua automobile. Vorrebbe attraversare Roma a 200 all'ora per esprimerle a pieno. Qual è la differenza tra questo modo di esprimersi è quello che rivendicano certi artisti o professionisti della televisione? C'è una vera differenza? Bisogna vedere se col vostro modo di esprimervi mettete o no gli altri in pericolo. In altri termini, si tratta sempre dello stesso principio. La vostra libertà, che sia quella di agitare i pugni, quella di parlare o di diffondere l'informazione o qualsiasi altra, è limitata dal naso del vostro vicino. È sempre lo stesso principio. È il principio più semplice che si possa immaginare. E tutti quelli che invocano la libertà, l'indipendenza o il liberalismo per dire che non si possono porre delle limitazioni ad un potere pericoloso come quello della televisione, sono degli idioti. E se non sono degli idioti, sono dei porci che vogliono arricchirsi con lo spettacolo della violenza, educando alla violenza. Un'ultima domanda. Non c'è il rischio che la regolamentazione possa produrre involontariamente una televisione simile al Grande Fratello di Orwell? Certo, un rischio del genere bisogna metterlo in conto. Simili pericoli esistono sempre. L'esistenza di una società civile comporta tali pericoli. In Italia, la mafia rappresenta un pericolo di questo genere. La corruzione è sempre possibile. Bisogna continuamente lottare contro simili eventualità. Ma per ora, allo stato delle cose, mi sembra che sia più vicina al Grande Fratello di Orwell Una televisione come la nostra, non regolamentata, che non quella che noi vogliamo promuovere. Bisogna fare qualcosa per promuovere la civiltà. Good. Thank you very much, Sir Carl.